Oggi viviamo una dinamica di macro scenario molto più veloce, con cambiamenti molto più ampi rispetto al passato e molto più importanti. Quindi, se il cliente un tempo, il consumatore, tutti noi siamo consumatori, un tempo riuscivamo ad avere un'inerzia nel nostro comportamento d'acquisto che magari ci faceva anche più superare picchi di drammaticità o di positività dell'economia, oggi siamo bombardati quotidianamente da informazioni spesso contrastanti e quindi noi lo leggiamo un po' anche nei nostri numeri. Ci sono senza motivi apparenti scostamenti di vendite da più 10 a meno 20 tra le settimane, quindi difficilmente prevedibili, difficilmente pianificabili, ma soprattutto legati a eventi imponderabili dello scenario economico. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato la negoziazione muscolare, nel senso che un tempo appartenevamo anche a un gruppo, una centrale d'acquisti che penso conosciate tutti, Intermedia, dove alla fine la virtù era essere tanti, grossi, forti per poter dire all'industria si fa come diciamo noi. Ecco, oggi invece il modello non è più quello, il modello invece è quello di riuscire a impostare fin dall'inizio delle politiche commerciali con declinazione categoria, con declinazione fornitore, che ci consentano, come dicevo, di essere più efficaci e efficienti insieme verso il cliente. Dove efficacia e efficienza cosa vuol dire? Vuol dire saper cogliere le micro opportunità e le macro opportunità, significa saper fare un piano commerciale che non arriva soltanto, come abbiamo detto prima, come dicevi bene tu, a misurare il prezzo d'acquisto, ma arriva a dover prevedere, voler prevedere o cercare di anticipare il più possibile queste dinamiche di accelerazione o di decelerazione dell'acquisto del cliente. Stiamo impostando un modello negoziale nei confronti dell'industria dove non diciamo più quello che noi vogliamo, ma diciamo all'industria, signori, noi vogliamo costruire un piano commerciale, un piano di categoria, un piano che ci consenta di prevedere il più fedelmente possibile nell'arco dell'anno quali possono essere le evoluzioni del consumo Ma del ogni categoria fa cliente. storia a sé. Ogni categoria fa una storia a sé, ma di più, ogni fornitore all'interno della categoria fa storia a sé, perché la categoria può giocare un ruolo ben specifico, può essere una categoria di servizio, una categoria di routine, una categoria emozionale, quindi a seconda di queste sue caratteristiche deve avere dei parametri economici differenti, ma all'interno di una categoria ci sono tanti fornitori, ogni fornitore deve giocare un ruolo specifico e deve essere capace di costruire con noi un piano, come dicevo, di collaborazione oserei dire variabile. Come Significa che mettiamo nell'ambito degli strumenti economici tradizionali, quali possono essere un piano promozionale, un assortimento, una variabile prezzi, in realtà poi bisogna riuscire, nei limiti del possibile, a prevedere quale spazio il cliente può trovare per quel consumo, per quel prodotto, per quella determinata tipologia di bisogno. Quindi che ruolo gioca quel bisogno all'interno del suo paniere di acquisti, con che variabilità nel corso dell'anno e sapere impostare un piano che quindi vada un po' oltre il prezzo, cosa significa? Significa un piano di comunicazione sinergico con il nostro piano promozionale rispetto al piano media dell'azienda. Significa che se ci sono dei lanci di nuovi prodotti occorre saperli inquadrare in uno scenario di punto vendita che lo valorizza, che lo comunica, che lo trasmette, che quindi non significa prendere un prodotto, metterlo sullo scaffale e lasciare a lui l'incarico di risultato. vendersi. Significa farlo vedere, spiegarlo, raccontarlo. Non diventa tanto importante, da questo abbiamo appena detto, del prezzo, ma parlare di una performance. Quindi noi quello che facciamo oggi con l'industria è cerchiamo di parlare di una performance, dove performance vuol dire assolutamente vendite, non possiamo dimenticarci del margine, perché il margine appartiene, è l'ossigeno che ci fa vivere, ma quindi facciamo un piano finalizzato a un obiettivo. Ma anche per dire riduzione di errori, anche se arriva anche a queste variabili, cioè tempi di consegna, cioè il buon fornitore giudicato in tutta la sua totalità. Sì, quella è l'efficienza, ovviamente. In uno scenario competitivo difficile come quello di oggi, anche i centesimi fanno la differenza, per cui una migliore performance alla consegna, minori rotture, minori avarie sul punto vendita possono essere una carta vincente nel momento in cui ci danno più ossigeno nei confronti
della concorrenza per poter offrire qualcosa di più al cliente nel mercato. Però l'elemento competitivo vincente, se devo dire la verità, è un po' quello di riuscire a ascoltarsi reciprocamente. Diciamo che noi con Red Bull in un certo momento del nostro percorso abbiamo avuto un problema rilevante che ci ha portato a attriti importanti e di conseguenza ci siamo trovati costretti a dover discutere di una criticità che poteva mettere in discussione il futuro commerciale e il nostro rapporto di vendita. Allora abbiamo provato, nell'ottica di questi 360 gradi che dicevo prima, a provare a dire bene, anziché continuare a sostenere ognuno le proprie ragioni dicendo che è la controparte che non ha voluto seguire, proviamo a fare un passo indietro, ci poniamo invece in uno scenario di collaborazione a raccontarci reciprocamente quali sono i retroscena di questo percorso, quindi perché siamo arrivati qua, quali sarebbero stati gli elementi che invece avrebbero potuto trasformare questo da problema a successo. Ci siamo resi conto di alcune affinità importanti tra i nostri marchi, quindi tra l'insegna Simpli da una parte e tra il marchio Red Bull dall'altra. Quali? Innanzitutto che sono due marchi entrambi abbastanza giovani e dinamici. Quali risultati? Alla fine, passato il setaccio di questo gran lavoro, che cosa è rimasto di durevole anche per voi? Ma allora, innanzitutto devo dire, questo è un po' un valore che ci portiamo a casa tutti, l'esperienza e la convinzione di poter fare delle cose diverse. Si può fare. Si può fare, quindi basta essere determinati, basta volerlo, basta essere coinvolti e coinvolgersi senza voler prevaricare la controparte. Quindi questo è un primo passo importante. Sono arrivati dei risultati importanti perché comunque l'obiettivo non era tanto quello di spingere il prodotto, sì, naturalmente sì, ma nei nostri obiettivi c'era anche quello di valorizzare la categoria, quindi una categoria, quella degli energy drink, che fino a questo momento magari era stata anche un pochino nascosta nella nostra offerta, quindi tant'è vero che con Red Bull, e qui devo dare onore a loro di essere stati con noi in questa analisi, in questa realizzazione, abbiamo trovato dei modi per veicolare non tanto il prodotto Red Bull, ma la categoria intera, con soluzioni nuove, innovative, importanti. Commento sicuramente positivo per la ricchezza degli scambi e anche perché poi ritengo che attraverso un confronto continuo non solo sulle soluzioni già trovate ma su quelle ancora da trovare non possa che arricchirci. Trovo molto utile l'eterogeneità del tavolo, il fatto che si sia comunque affrontato a livello costruttivo un tema molto importante, ma soprattutto che se ne parli prima, quando ancora tutti dobbiamo prendere una strada che può portarci a delle sinergie se ne parliamo prima tutti assieme.